Siamo con Angelo Brancaccio, sindaco di Orta di Atella. Sindaco, il parere sfavorevole della provincia sul PUC. Qualcosa non torna? No, diciamo che è un parere innanzitutto che vorrei chiarire di tipo obbligatorio ma non vincolante, così come lo è quello dell'autorità di bacino, dell'ASL e delle varie sovrintendenze competenti, archeologiche e storiche. In effetti c'è stato un comportamento a dir poco originale da parte dell'amministrazione provinciale, dove che vi era stato un tavolo di confronto tra una nostra delegazione e il tecnico provinciale accompagnato dall'assessore all'urbanistica, e si era concordato una strada, quella lì di allargare il confronto anche ad altri enti, coinvolgendo gli stessi in un'assunzione di responsabilità particolare, considerate le vicende e le contraddizioni urbanistiche ad Orta di Donatella che sono ancora sul tappeto. E dopodiché l'ultimo giorno utile è stata inviata questa nota con poco fair play sotto l'aspetto istituzionale ma anche personale, essendo io un consigliere provinciale. Ne prendo atto, si va avanti, stiamo predisponendo le controdeduzioni, stiamo altresì aspettando gli altri pareri da parte di altri enti. Quando sarà tutto completo approfondiremo la questione e si andrà avanti ovviamente assumendoci questa responsabilità. Sindaco, se lei potesse riunificherebbe i comuni dell'Agro Atellano? Ma credo che sia un fatto necessario con il superamento, ma non come l'altra volta come camera di compensazione per coloro i quali non sono stati eletti nelle varie liste oppure insomma che avevano bisogno di un minimo di visibilità fine a se stessa all'interno della Giunta dell'Unione. Io ricordo questa iniziativa brillante, quasi la prima in provincia di Caserta sotto la presidenza, mi pare, del dottor Della Versano, Giuseppe Della Versano, quando nacque questa esperienza tra i primi quattro comuni dell'ex Atella di Napoli, che partì speditamente con brillanti iniziative, soprattutto sotto l'aspetto sia ambientale che storico, artistico. Poi man mano è diventato sempre di più, decadendo sotto l'aspetto politico e istituzionale, è diventata una camera di compensazione per particolare equilibrio all'interno delle varie amministrazioni comunali. Noi ce ne siamo usciti, ma disponibilissimi già da domani mattina a discutere insieme agli altri tre comuni, soprattutto in virtù di una riforma costituzionale, ovvero di un disegno di legge in itinere in Parlamento che sopprimerà le province, per cui diventa necessaria, al di là delle città metropolitane, una forma di organizzazione ma vera, concreta e fattibile per affrontare una serie di questioni quali la sicurezza, la viabilità, l'ambiente, soprattutto l'aspetto urbanistico, i beni storici e archeologici. Credo che sia una necessità rispetto alla quale prima o poi dovremo tutti affrontare questa scommessa. Sindaco, Atella ha 2000 anni di storia da raccontare. Nel documento che le hanno inviato dalla provincia c'è una meraviglia quasi, c'è la sorpresa della presenza di alcuni alberghi nel PUC. Lei crede che si possa fare turismo qui? Ma io credo che si possa fare turismo, al di là di questo aspetto un po' ironico da parte del funzionario dell'amministrazione provinciale, il quale evidentemente vivendo in un'altra realtà crede che forse la nostra zona ha solo presenza di tracce un quadro desolante sotto l'aspetto sociale, culturale e anche ovviamente ambientale. Io credo che ci siano delle risorse in questa zona, fatto è non so quando la prossima apertura e inaugurazione del parco archeologico e tutto ciò che ne consegue. È chiaro che dovrà diventare ciò insieme ad altre priorità, quale la lotta alla pressione fiscale e al disagio sociale particolarmente sentito, dovrà diventare appunto quella della valorizzazione dei nostri beni e il rilancio turistico di questa zona un importante obiettivo delle quattro amministrazioni comunali. Ecco perché credo che diventa necessario e indispensabile riprendere in modo serio e concreto e molto costruttivo il ragionamento dell'Unione dei Comuni. Sindaco, Orta di Atella ha avuto un incremento vistoso come popolazione negli ultimi 10 anni. Il comune di Orta tiene il passo dell'incremento della popolazione? Guardi, Orta di Atella sottolinea sempre questo incremento. C'è stato un incremento perché ad Orta di Atella dal 1946 in poi non vi è stata mai una strumentazione urbanistica. Il primo piano regolatore per dare la possibilità a una zona molto vasta, siamo tra i comuni più vasti a livello territoriale, 11 km quadri, solo mi pare dopo Villa Liderna e qualche altro comune in provincia di Caserta, c'è stata questa espansione, è vero, con tanti errori, con grande forzatura, tra virgolette, oggetto di
giusta ed adeguata attenzione da parte delle forze dell'ordine per ricercare responsabilità di ordine penale, ma sotto l'aspetto della crescita e quant'altro, è stata una espansione, diciamo così, in pochi anni, proprio perché non vi era stata la possibilità precedentemente, a causa della bocciatura sistematica e continua dei vari strumenti urbanistici da parte della provincia, alcune volte della regione, quando era competenza con la vecchia legge 14 dell'82. Quindi c'è stata questa crescita. Credo che, diciamo così, probabilmente è un errore anche della mia precedente amministrazione e me ne assumo la responsabilità, però non dimentichi che poi io ho lasciato il comune nel 2005 fino al 2010, dove ho ricoperto la carica di consigliere regionale ed era incompatibile con la carica di sindaco. Vi è stata poi un'esperienza commissariale. Diciamo che, non per scaricare responsabilità su altri, ripeto, mi assumo anche le mie responsabilità, non vi è stata un'adeguata proposta, pianificazione nel campo dell'edilizia scolastica, della viabilità, del potenziamento di alcuni servizi comunali, per essere all'altezza di questa crescita abbastanza forte e corposa. Quali sono gli obiettivi politici dell'uomo Angelo Brancaccio? Ma guarda, io credo che l'obiettivo politico di non averne più. Concludo questa esperienza, spero di andare fino a fine legislatura e dare questo strumento che diventa fondamentale, il piano urbanistico comunale, per superare, ripeto, al di là del binario delle responsabilità politiche che rimarranno tali di chi vi sono state in merito, dare questo strumento urbanistico in modo per dare serenità a questo paese, a quanti sono stati ingannati, o alcuni anche con dolo, sapendo che probabilmente era strano che vi erano prezzi abbastanza competitivi ad Orta anziché nelle altre zone del circondario. Dare questo strumento che possa dare serenità, è uno strumento ovviamente non particolarmente indolore, né una sorta di sanatorio, ci tengo a ribadire. Dopodiché completare con altre l'avvio di alcuni progetti abbastanza importanti, grande trasformazione del territorio, procedere al concorso dei vigili e all'assunzione di numero 12 unità, dopodiché farò le mie riflessioni. Certi obiettivi politici di largo respiro non ne ho più. Ho un processo in corso, con grande serenità sto aspettando i risultati. Se i risultati saranno come spero, ne discuteremo, altrimenti tranquillamente a vita privata. Sindaco, grazie mille per la disponibilità e buon lavoro. Grazie a lei, auguri a Comunicatella, ottimo strumento di informazione, quanto più pluralità c'è meglio è per la democrazia e per l'informazione, e in bocca al lupo.